marcia per il lavoro il prossimo 30 luglio e 4 ore di sciopero indetto dai sindacati, le tre sigle sindacati sindacali in provincia di Teramo. Sì, abbiamo abbinato, raddoppiato le ore di sciopero perché a livello nazionale hanno proclamato 2 ore di sciopero con assemblee nei luoghi di lavoro in tutto il territorio nazionale. Noi per la situazione teramana abbiamo deciso di raddoppiarlo ed in più aggiungerci questa marcia per il lavoro, una passeggiata che faremo da Porta Madonna a Piazza Martiri per denunciare le problematiche del settore metalmeccanico ed invitare la cittadinanza a supportarci senza la politica, appunto per sensibilizzare tutti quanti che può accadere anche a loro quello che sta succedendo, in particolar modo sullo sblocco dei licenziamenti, sul mancato rinnovo degli ammortizzatori sociali che si sono spostati a settembre e su tutto quello che sta accadendo in provincia di Teramo. Tra l'altro il settore dei metalmeccanici è in sofferenza da tempo con le vertenze che ricordiamo, come Selta, come ATR, come l'Aveco, e tutte queste vertenze irrisolte e tra l'altro il Ministero dello Sviluppo Economico intasato con più di 100 vertenze che non trovano pace. Quindi quello che faremo noi è sensibilizzare su questa situazione. In più chiederemo a gran voce cominciare a pensare di portare l'area di crisi complessa nella provincia di Teramo prima che sia tardi, ma un'area di crisi complessa che sia accessibile veramente alle imprese e ai lavoratori e che possa funzionare come volano di ripartenza per questa crisi. Inoltre, dopo le uscite scellerate della Confindustria, abbiamo deciso appunto di raddoppiare queste 2 ore di sciopero perché soprattutto in provincia di Teramo noi abbiamo fatto una lotta feroce durante il mese di marzo del 2020, appunto perché le aziende associate cambiavano i codici Ateco costringendo i lavoratori a lavorare senza protezione perché all'epoca non c'era ancora stilato il protocollo GGL di Will e non si trovavano nemmeno le mascherine. E oggi ci sentiamo dire da Confindustria che chi non si vaccina deve perdere il posto di lavoro e non verrà pagato. Questa è un'assurdità colossale. La Confindustria facesse la Confindustria, pensasse a dire ai propri associati di investire nelle aziende e di essere più competitivi e lasciasse al governo la questione del Green Pass e la questione dei vaccini. Senta, lei ha detto a dicembre sarà la catastrofe, quanti posti di lavoro rischiamo di perdere in provincia di Teramo? Non abbiamo una stima, però la paura nostra è che il mese di dicembre, quando finiranno quelle 13 settimane di cassa Covid, si comincerà nelle aziende più piccole in particolar modo, dove non ci sono tutele, a licenziare come possono. Quindi il problema ci sarà in autunno. Per il momento abbiamo tamponato, è brutto dirlo, ma chi ha pagato di più le conseguenze sono stati gli interinali e i contratti a termine che d'amblè hanno perso il posto senza nemmeno farne accorgere a nessuno perché sono mosche bianche all'interno delle aziende. Solo nel settore metalmeccanico stimiamo più di 200 interinali che hanno perso il lavoro da marzo del 2020 sino ad oggi.